C'ho la... No, non posso dire la serata, che schifo. Infiliraior YouTube. Okay. Siamo ancora in prima serata. Infiliraior. Infiliraior. Bella. Ciao. Per favore, ditemi che sto sognando. Per favore. No, no. Però aspetta, però ho fatto un pizzicotto. Vabbè, allora... Non me lo sono mai aspettato di essere stato scelto. Grazie mille per questa splendida opportunità. Sì, sì, grazie mille, Sbri. Comunque io avrei una domanda in particolare per Ciocrucco ed Elox e una per tutti quanti. Attenzione. Oh, ma che oggi? Ok. La domanda per Crucco ed Elox è: ho mollato YouTube, adesso vi state concentrando solo su Twitch? Allora, perché allora, con calma, io YouTube ho avuto bruttissime esperienze, molto stress, non quanto Twitch per adesso, perché Twitch, diciamo, sono più io, non devo fare cose, non devo avere limiti, non ho limiti e cose varie, preferisco di più, e basta. Twitch invece troppi limiti, no, magari YouTube. Mi piace, su YouTube troppi limiti, non mi piace farlo, perché poi non ho manco idee, cose varie, più ci penso e più non riesco a fare niente. Non mi attira tanto. Io solo dal fatto perché non, attualmente non ho nulla in mente da fare. Perché se avessi qualcosa da fare, sicuramente la porterei su YouTube. Però se non mi viene niente, cioè se non mi viene in mente nulla, purtroppo non posso fare nulla. A meno che non piazza la fotocamera e inizia a fare vlog. Però dubito che sarebbero visti da li vedrebbe qualcuno. Però mi viene qualcosa in mente. Sicuramente voglio sfruttare il canale YouTube che abbiamo aperto insieme. Fa qualcosa insieme, giustamente. Sì. E vedo un po' se riusciamo a trovare una piccola stradina da fare in due. Dai, live in Giappone e via. No, scherzo. Altre domande? Qual è la domanda generale? L'altra domanda in particolare in generale. Chi vi ha spinto a fare questa cosa del fare YouTube, streamer, oppure per qualcuno influencer su Instagram come Sbreezer, Jenny e persone varie? Now. Influencer. No, vabbè, oddio. Gianni, sei un influencer. Influencer. Io se riesco a fare avuto un'influenza storie al giorno e non me l'aspettavo neanche io. Se riesco, influencer. Beh, io però, non che conti tanto, però l'ho aperto dopo che ho iniziato a collaborare con Sbri dopo un annetto, perché ormai ero nel mondo, ho detto ma sì, dai. Ma va, dai. Sfruttiamo. In particolare sì, Instagram sto usando molto io adesso. Cosa va spinto a fare quello che state facendo adesso? Allora, cosa mi ha spinto? Allora, I soldi! Allora, a me, no, allora, vabbè, quello ovviamente c'è un incentivo, perché ovviamente non è che tu fai cose per niente. Però comunque di base mi ha spinto il fatto che mi piace recitare e facendolo anche all'interno di un videogioco molto semplice da fare. Allora ho detto, cioè mi ha spinto questa cosa, che almeno c'ho qualcosa da fare anziché non fare un cazzo dalla mattina alla sera, capito? Quindi questo è, cioè mi ha spinto. È quello che mi sta spingendo a me in questo momento. Però capito, cioè devi trovare la tua strada, per la tua strada la trovi. Hai capito? Sì. Quando trovi la strada l'hai trovata. L'hai trovata, basta. Ma comunque invece a me chiamatemi o Lorenzo Infiltrator. Lorenzo Infiltrator, okay. Ti ringraziamo. Grazie. Ci vediamo. Ciao, Lorenzo. Ciao. Di chi è?